Amiche e amici di Rossini TV, guardate dove siamo oggi. Siamo all'interno di Villa Caprile, una nuova location per l'edizione del Pesaro Wine Festival 2023. La gente ha risposto molto positivamente. Siamo appena entrati e cominciamo a vedere un po' i produttori e le persone che sono incuriosite da questa nuova location e insomma andiamo a conoscere un po' di curiosità su questa edizione 2023. Questo è il sesto anno e considerando purtroppo i due anni della pandemia che non siamo potuti, diciamo così, andare in onda. Però siamo insomma ritornati con grande fermento, con grande voglia e quest'anno poi la Regione Marche ha acceso una luce oltre al Comune di Pesaro che ci ha sempre patrocinato. Non è nemmeno un caso che ci troviamo in un istituto agrario, quindi diciamo era proprio nelle corde degli organizzatori, dell'organizzazione avvicinarsi alla didattica, l'ho detto tantissime volte. Finalmente diciamo anche da questa ottima collaborazione con l'Istituto Cecchi. Quante cantine sono presenti? Ma guarda, credo che oggi ci siano circa 50 cantine da tutta Italia. È il primo anno che ospitiamo una distilleria, anzi due distillerie, per cui vedi che anche il festival non è così diciamo chiuso in se stesso, ma è ben aperto e ben propenso a qualsiasi tipo di collaborazione che riguardi la qualità. Siamo una nuova realtà sul territorio pesarese e abbiamo 24 ettari di terra all'interno del Parco del San Bartolo e oggi presentiamo questo bellissimo evento con le nostre etichette. Abbiamo realizzato 6 etichette, 3 bianchi, un nuovo spumante che è uscito praticamente 2 settimane fa e i nostri Pinot che sono vinificati in rosa e vinificati in rosso che sono i nostri vini di punta. Come possiamo vedere è un appuntamento con una presenza importante e soprattutto tante aziende, cantine sia del territorio che di fuori regione importanti, quindi un momento di convivialità, di promozione del territorio incentrato sul vino che è veramente un elemento trainante. Ormai in maniera sempre più chiara, noi come Regione Marche veniamo dalla presenza al Vinitaly pochi giorni fa dove c'è stata veramente una grande attenzione per i vini marchigiani e soprattutto abbiamo potuto nuovamente constatare come intorno al vino si muovano veramente tante tante altre cose ed è una possibilità enorme proprio anche per raccontare il territorio.